Ok, lei è Steffi. Roy, puoi smettere, Roy. Roy è otto di casa, Roy è al rifugio. Steffi, che adesso sembra una cagnolina buona, docile, tenera, timidissima, in realtà è una cagnolina molto vivace. È la più vivace di tutta la cucciolata che trovammo sotto la macchina. È la sorellina di Gigetto, felicemente adottato, e lei invece è rimasta qui. Aveva avuto una richiesta che poi è caduta, non mi ricordo neanche perché, ed è rimasta qui e ve la rimostriamo, anche se abbiamo condiviso più volte il suo post, perché è cresciuta, è diventata una signorina. Tu puoi smettere di annusare la Roy. Ed è una femminuccia molto vivace, molto molto vivace. È molto molto simile a Gigetto ed è, secondo me, bellissima. È cresciuta, sarà arrivata a quanto peserà, Tony? 8-10? Sì, più o meno, ma non arriva a 10, non li arriva. Beh, però 9,5 sì, perché è cresciuta 9,5 perché mangia. 9,5 perché mangiano come tutti i cani che fai mangiare. Lo sapevo che giravi e arrivavi certo, qua. Sono tutti grassi, sono tutti ciccioni. Lei comunque è bellissima. È bellissima, beh, Gigetto è la passione mia, ma lei è altrettanto bella. E no, voglio ribattere sul fatto che ha un carattere molto forte e a volte fa la prepotente. Quindi sarebbe bene come figlia unica, o con un maschietto, perché con qualche sorellina si è fatta sentire. Poi penso che non sarebbe mai successo niente. Però, insomma, tende a fare un po' la capetta, come questo ragazzo qui dietro che crede di essere il boss del rifugio. Glielo dici tu che non è il boss del rifugio, Roy? Ora è arrivata, lei è una dei fratellini recuperati sotto quella macchina in quel campo segnalatici da quel ragazzo. Tony, era agosto? Sì, e loro faceva caldo. Mesi, agosto, settembre. Ricordo che abbiamo comprato, abbiamo comprato 10 bottiglie di acqua. Sì, ti ricordi? Per loro e per noi. Allora, quindi lei ora ha 6 mesi e quindi è, insomma, quasi arrivata alla sua dimensione definitiva. Non arriva più di 11 kg, diciamo. Se poi mangiano di meno, forse rimarremo anche sui 10. Comunque. Come fai ora che ti trovi anche a Roy? Un allora, video, perché... chi vuole adottare Roy? Abbiamo qui, ma poi non ci viene. Roy, il capo del rifugio, lui crede di essere il capo del rifugio, è molto sì, convinto. Basta. È il capo del rifugio. Avere, lui lo pensa di essere il capo. Perché del non ci sono i perché suoi. Non c'è nessuno, perché lui è l'unico che è rimasto libero insieme a pochi altri e quindi può comandare. Niente, questa ragazza deve passare sotto suo controllo. Ma guarda. Tutti li baciano, sì, li baciano. Adesso non c'è Bambola, perché ieri faceva la lotta con Bambola, ti ricordi? Basta, Roy, questa non la conoscevo, questa. Com'è che è passata così senza che io la vedessi? Questa fata, guarda che fanatico. Va bene, ma il video abbiamo detto che è di Steffi. Allora, chiamate per Steffi perché sono rimasti soltanto in due. Lei e Caramella, che tra l'altro aveva un adottante che poi non so bene che cosa è successo durante il controllo preaffido. È successo che si è ammalata e che insomma ci ha ripensato forse. Comunque, lei e Caramella sono ancora qui, mentre tutti i loro fratelli sono in casa. E quindi, insomma, chiamate anche per lei. Sì, è brutto solo lei, Steffi. È proprio triste, dai. Sì, no, ma anche perché lei è sempre stata la capetta. Faceva tanto. Insomma, la prima donna adesso è rimasta qui, mi dispiace veramente tanto. Tra l'altro oggi è un giorno triste e piovoso e ancora più triste sapere che sta qui quando tutti i suoi fratelli vi sono a casa. Guarda gli occhi. Sì. Però, sì. Allora, gli occhi, diciamo la verità, com'è Steffi quando sta nel recinto con i fratelli? Sì. Com'è? È belli. È vivace, è certo. Molto vivace. No, lei certo, sì. Lei quando è nel... ora la facciamo vedere. Poi non ti hanno i capelli, Roy? Ok, dopo ve la facciamo vedere. Perché se tu guarda, sta guardando i suoi fratellini. Se adesso io la metto giù, Roy, sai quanto è contento? No. Vediamo. Guarda, è bellissima comunque, Steffi è veramente bellissima. Va bene, allora, siccome piove e Steffi gli vuole salutare perché deve andare a giocare con i suoi fratelli, ciao a tutti, buon Natale. E poi è bellissima. È bellissima, di come il Gigetto, sì. È una meraviglia. Ma questo è loro è... La fortuna è trovare la bacheca siamo giusta. Siamo qui. Sì, ma io... Stai guardando lì fuggi, ma perché vengono mosse queste lì? Non capisco, perché questo telefono tremulante. Sì, scusa, però mi stai dicendo una cosa importante, io per scherzare ti ho interrotto. Che stavo dicendo? La fortuna, scordato, lo sapevo. La fortuna è trovare la bacheca giusta. E quindi certe volte anche con poco visualizzazioni si fanno partire i cani, però sì. Più ce ne sono e più possibilità ci sono per lei. Quindi anche lei, ultima rimasta, sola, i fratellini e sorelline sono partiti. Adesso quindi... faccio così, lo parli così, guardi. E guarda Roy. Lo sento, mi sta leccando tutta la mano. Va bene, fai un primo piano a questa meraviglia che è la vera protagonista di questo video.
chiamate per Steffi, è vero Steffi? Poi è bellissima, è dolcissima, umana, che più umana non si può. Ok. Ciao.